mi hanno dato uno singolo. Chi interpretano? Raven Gladiatori, Orianna, Officer V, Karma Traditional, Officer Caitlyn, Akali Blood Moon, Dragon Jade Wukong, Zira, Syndra, Jarvan 4, Kong Mao, Luke Sorceress, Tarik, Sona J. Quinn, Ezreal Frosted, Leona, Jax, Katarina, Seung Kaos, Orianna, Nidalee e Veigar, boss finale da Pac-Man. League of Legends. Compralo. Runeterra è un mondo misterioso, governato dalla magia che viene contesa nella League of Legends. Ionia. L'isola è un paradiso per gli esseri che cercano l'evoluzione spirituale e l'illuminazione. Karma, la leader, cerca di proteggere la pace nel suo paese, anche con la forza, se necessario. Ma la pace a Ionia è minata dalla presenza di Syndra, una potente maga, il cui unico desiderio è quello di accrescere e sfruttare il suo potere, senza alcuna moderazione e controllo. Lo sceriffo Caitlyn e l'agente V mantengono l'ordine nel loro paese natio, Piltover. Conosciuto anche come la città del progresso, è il centro leader delle ricerche tecnomaturgiche. Orianna, la signora degli ingranaggi, è uno dei frutti della scienza di Piltover. Ricercatori della città come Ezreal esplorano il mondo per espandere le loro indagini scientifiche e i loro contributi alla scienza sono conosciuti in tutta Runeterra. Il Void è un luogo molto oscuro, senza tempo. Kog'Maw, un Voidborn sempre affamato, divora e distrugge qualsiasi cosa. E Leona ha indossato l'armatura d'oro di Solari, in difesa di Runeterra. La natura di Runeterra viene difesa contro esseri come Kog'Maw. Nidalee ha votato la sua vita alla difesa della natura, custode della foresta di Kumungu, luogo natale di Syra. E Tarik, padrone della magia della terra, è un cavaliere errante che si è votato alla difesa degli innocenti. Ma il Void e i suoi Voidborn vengono oscurati dal potere di Noxus. Paese devoto alla guerra, alla conquista, alla supremazia sugli altri, ha sempre tentato di conquistare tutta Runeterra, rompendo gli equilibri tra i vari paesi. Demacia è la diretta rivale di Noxus. Orgogliosi, dal ferreo codice morale, i demasiani seguono il principe Jarvan IV, che come i suoi antenati avevano fatto prima di lui, ha portato le truppe demasiane in scontri sanguinosi contro le forze noxiane. Lottate con me, fratelli e sorelle. Questo è League of Legends. E grazie al gruppo di League of Legends. Ezreal, fermati, basta! Basta!